Sono bastati 9 mesi e 60 fra ricercatori, artigiani, restauratori e allestitori per terminare il restauro della prima anticamera del Palazzo Reale di Napoli. Le opere hanno incluso il restauro dei due grandi lampadari, delle applique, degli arredi lignei, di uno dei due arazzi e della prima delle 6 sovrapporte. Il secondo arazzo e le altre sovrapporte saranno ricollocati nei prossimi mesi. La tappezzeria in seta e i tendaggi ripropongono il disegno originale di quella ottocentesca rimossa nel 1936. Infine è stato posato un nuovo lambrì in marmo che rievoca quello presente fino alla Seconda Guerra Mondiale. Riaperto al pubblico, l'enorme salone è uno dei progetti di recupero più importanti realizzati sotto la direzione di Mario Epifani. Siamo nella prima anticamera, che è la prima delle 3 sale che conducono alla sala del trono, ma questa è anche particolarmente importante perché è più alta delle altre ed è al centro della facciata, proprio si affaccia sul balcone verso Piazza Plebiscito e la Basilica di San Francesco di Paola, quindi è sempre stata una sala particolarmente importante ed è uno dei pochissimi ambienti che i Savoia, quando Napoli diventa parte del Regno d'Italia, decidono di rimodernare. In realtà qui abbiamo una volta che è ancora settecentesca del periodo di Carlo di Borbone, ma appunto l'arredo e l'allestimento è tutto posteriore al 1861 in stile neobarocco. Complesso l'intervento per riportare lo splendore del 1861, gli arredi, le specchiere, gli arazzi, i dipinti che si trovano all'interno, come ha spiegato la storica dell'arte Alessandra Cosmi. C'è un enorme lavoro di studio che precede poi l'intervento tecnico, un lavoro di studio durato all'incirca un anno e basato su diverse fonti, ossia gli inventari antichi che furono redatti dai Savoia, che ci restituiscono l'idea degli oggetti che erano in sala, esattamente quante console, quante sedie, quanti arazzi. Il limite di questo genere di fonte è che ti dicono cosa c'era in sala, ma non come erano disposti, e a quel punto arrivano in supporto le foto storiche di inizio Novecento, in particolare le foto dell'archivio Linari, dove abbiamo potuto vedere come erano disposti gli oggetti. E l'intreccio tra queste fonti, oltre alle guide antiche, a altro materiale bibliografico, ci ha consentito di restituire l'aspetto storico alla sala.